Ciao a tutti e benvenuti sul canale ufficiale di Calisthenics Messina. Io sono Frank Maugeri e oggi torneremo sull'argomento verticale e vi farò vedere gli errori da non commettere quando iniziate ad allenare questo esercizio. Il video di oggi sarà un po' diverso rispetto al solito, perché andrò a farvi vedere gli errori più comuni che si commettono quando si inizia ad imparare la verticale. Molti di voi infatti mi hanno chiesto perché, nonostante hanno seguito magari consigli contenuti nel video pubblicato qualche settimana fa, non riescono ancora ad imparare questo esercizio. Uno degli errori più comuni è quello di avere fretta. Soffermatevi sulle varie propedeutiche, non avete fretta di provarla libera. Lavorate piuttosto contro il muro, cercate di ottenere un buon allineamento con la schiena, di controllare perfettamente le gambe e soprattutto di imparare ad utilizzare le mani. Perché molto spesso avete fretta di imparare la verticale libera e quindi passate le vostre sessioni di allenamento a provare e riprovare questo esercizio senza alcun risultato. È molto più efficace invece lavorare contro il muro. Il secondo errore da non fare è quello di non utilizzare le dita delle mani, come vi ho già accennato nel primo passaggio. Le mani infatti sono essenziali nel controllo della verticale, soprattutto all'inizio. Quando starete cadendo in avanti, utilizzerete le dita spingendo contro il pavimento per tornare indietro. E quando invece starete ricadendo indietro, rilasserete le dita per tentare di ricadere in avanti. Quando iniziate ad allenare la verticale libera, il mio consiglio è di partire già con le mani posizionate a terra. Non datevi lo slancio dalla posizione eretta, bensì posizionate le mani, allineatevi bene e poi andate in verticale. Uno degli errori più comuni che si vede quando si inizia a lavorare su questo passaggio è quello di non posizionare le spalle esattamente sopra le mani. Se infatti le spalle saranno più indietro rispetto al dove poggiate le mani a terra, molto probabilmente non riuscirete a raggiungere la posizione stabile per poi mantenere la verticale. Quindi fate attenzione e andate avanti con le spalle prima di darvi lo slancio e salire in verticale. Quarto ed ultimo consiglio per il video di oggi è quello di concentrarvi non solo sulla parte delle braccia, ma anche sulla parte delle gambe. Molto spesso vedo miei allievi che provano la verticale senza controllare le gambe e quindi cadono subito dopo. Le gambe devono essere un blocco unico con il busto, perché altrimenti sarà difficile controllare il peso e quindi il baricentro con l'utilizzo delle mani se poi le gambe vanno per fatti loro. Una volta saliti in verticale, senza perdere tempo, stringete i glutei, contraete le gambe e stendete le punte dei piedi e vedrete che l'esercizio vi verrà molto più semplice. Per oggi è tutto, come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di commentare nei primi 30 minuti per partecipare al sorteggio di questa settimana. Ci vediamo mercoledì su Instagram per vedere il vincitore di questo sabato e ci vediamo sabato prossimo, come sempre alle 15, con un nuovo video. Da Calisthenics Messina è tutto. Homies, my best, 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 best.